Salve a tutti i piccoli e grandi lettori, la recensione di oggi ha i colori delle emozioni, edizione Raggi di Sole Gribaudo. Questo è il mostro dei colori, oggi si è svegliato di umore un po' strano. Questa è la storia del mostro dei colori che un giorno si sveglia tutto colorato, in modo confuso, è colorato di blu, giallo, rosso, verde e nero. Hai combinato un altro guaio, non imparerai mai, gli dice la bambina e gli mostra come le emozioni vanno separate e messe ognuno nel proprio barattolo. C'è il giallo dell'allegria, il blu della tristezza, il rosso della rabbia, il nero della paura e il verde della calma. Ogni colore ha un'emozione, ognuna di essa va nel suo barattolo. Il tema principale, come dice anche il titolo, sono le emozioni e la loro gestione. Tutti, grandi e piccoli, ci troviamo molto spesso a non saper gestire le proprie emozioni. Questo libro può aiutare a identificarle e a metterle, come dice la bambina, ognuno nel proprio barattolo. I disegni sono molto particolari perché sembrano pezzi di cartone sagomati e colorati. Il mostro è molto simpatico, con le orecchie a punta e le sopracciglia folte e scure. Un altro libro che ha scritto la stessa autrice è Il Buco, che parla della resilienza e di come può essere affrontata la perdita di qualcuno che ami e di come poter superare certe mancanze cercando dentro se stessi invece che nelle cose materiali e nell'apparire. Spero che vi sia piaciuta questa recensione. Se sì, mettete mi piace e condividete. Se volete, potete seguirmi sul canale YouTube, su Facebook e su Instagram. Grazie, buona lettura dal piccolo grande mondo dei libri e